Irriconoscibile, inspiegabile, ingiustificabile. Potremmo sciorinare un carosello di aggettivi facendo il verso alla più nota giuria televisiva del momento, ma per il Gubbio visto ieri contro la Carrarese sarebbe dura individuare l'attributo giusto. La Carrarese vince al Barbetti e a guardare la partita, dopo essere atterrati da Marte, sembrerebbe di vedere una squadra di medio-alta classifica superare in trasferta senza neanche troppi affanni l'ultima della classe. Peccato che la cenerentola del torneo era invece la formazione che poi è uscita con il bottino pieno, verdetto che non fa una grinza. Se è vero che i toscani di Iaconi hanno vinto grazie a un gol rocambolesco in apertura, sul quale non mancano le solite complicità difensive a inizio gara, secondo un copione ormai più prevedibile degli episodi del tenente Colombo, è anche vero che il Gubbio non è riuscito, non dico a segnare, ma neanche a tirare nello specchio della porta di una difesa che oggi ha incassato 44 volte. Mancava Galabinov, Radi è uscito anzitempo, ma il duo di Piazza Bazoffia è parso inceppato e la squadra non ha aiutato la fase offensiva. Il solito errore arbitrale, mancato penalty su Bazoffia ed espulsione gratuita dell'attaccante, ha certamente inciso a inizio ripresa, ma non può essere l'alibi sul giudizio finale nei confronti della prestazione della squadra di Sottil, che conferma il male di stagione, la discontinuità e i vuoti preoccupanti in fatto di determinazione e concretezza. La sconfitta con la Carrarese conferma che il problema di questa squadra è soprattutto psicologico. Non si può pensare che lo stesso Gubbio che batte Nocerina, Benevento, Frosinone e Pisa poi finisca per non vincere mai contro le ultime quattro in classifica. Andre e Barletta hanno pareggiato, Sorrento e Carrarese addirittura violato il Barbetti. Questione di testa, di approccio della gara, ma anche di predisposizione ad affrontare un avversario del quale inconsciamente si pensa di poter fare un sol boccone, quasi che la palla dovesse entrare in rete da sola. Paradossalmente viene da pensare che per fortuna dopo la sosta pasquale ci saranno in serie Avellino, Nocerina e Latina. Se la nostra teoria fosse giusta, il Gubbio potrebbe conquistare proprio contro queste temibili avversarie i punti buoni per salvarsi, ma è solo teoria. Speriamo di non sbagliare, perché l'alternativa pratica invece sarebbe dover rigiocare a fine maggio contro una delle bestie nere del Barbetti.